Allora, intanto devo ringraziare Salvo Macaron che mi dà sempre la possibilità di intervenire sulla tematica. Io poco fa, sto scendendo adesso dalla prefettura, ho avuto il piacere di conoscere il prefetto che non mi ha ricevuta comunque formalmente, nel senso io sono andata a chiedere informazioni su un documento che abbiamo presentato come comitato provinciale non rigassificatori di Siracusa, come comitato a sostegno del referendum di Priolo e la convenzione di Arus, quindi a sostegno della convenzione di Arus, e come Libera Democrazia, documento firmato anche dall'associazione di giovani di Priolo Parla, e volevo sapere appunto se aveva avuto modo di leggerlo. Mi sono intrufolata nelle camere del prefetto quando c'era un altro appuntamento, mi sono presentata e gli ho chiesto se aveva avuto notizia del documento. Lei mi ha detto che aveva già ricevuto una delegazione, aveva già parlato col comitato non rigassificatori di Priolo, era al corrente della situazione, sapeva del referendum perché aveva letto il nostro documento e che se c'era un altro documento da presentare oggi la delegazione poteva salire a protocollarlo. Comunque lei è molto sensibile all'argomento e mi ha detto per quanto le sarà possibile nei propri compiti di prefetto porterà avanti le nostre istanze. È stato un incontro cordiale che è durato solo neanche un minuto e adesso veramente sono dell'idea che la battaglia si sposta a Palermo perché è lì che ci sarà la futura conferenza dei servizi. Ciao! Ci sarà questa conferenza di sé. Noi siamo fiduciosi di manifestare a Palermo proprio per le ragioni del no. E comunque devo dire che negli ultimi giorni mi fa ben sperare ciò che è stato detto anche dal Presidente della Regione Lombardo, che è andato contro ciò che ha dichiarato il Ministro Scajola dicendo che la competenza è regionale, penseremo noi se è opportuno o meno fare questo impianto di gassificazione. Un'altra notizia buona, positiva, che devo dire per Portempedro, che è stato votato una mozione presentata proprio da un nostro consigliere provinciale della destra Alleanza Siciliana, sostenuta dall'MPA e dell'UDC, che è contro l'impianto di rigassificazione a Porto Empedocle.